Manuel Bortuzzo e torna ad attirare l'attenzione degli italiani. Il nuotatore, oggi 25enne, è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale, poi è stato uno dei grandi personaggi del Grande Fratello VIP e ora però si mostra sotto una veste diversa, quella del talento e del duro lavoro che lo hanno portato fino alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Per Manuel Bortuzzo è il coronamento di un sogno, un riscatto personale dopo aver dovuto ricostruire una carriera sportiva a seguito alla tragica notte in cui è stato raggiunto da un proiettile. Un terribile caso di scambio di identità fuori da un pub della periferia a sud di Roma che ha stravolto completamente la sua vita. È peggio di un lutto. Manuel Bortuzzo, la triste confessione rattrista il pubblico. Paralimpiadi, Manuel Bortuzzo è medaglia di bronzo nei 100 rana SB4. Due ragazzi di strada, in una zona un po' brutta di Roma, non lontano da casa mia, mi hanno sparato e mi hanno causato una lesione al midollo, paralizzandomi metà corpo, aveva raccontato in passato Manuel Bortuzzo, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, la sua storia d'amore travagliata con Lulu Selassie e le sue ospitate da opinionista in diversi programmi della televisione italiana. Dopo anni di allenamento, Manuel Bortuzzo è stato selezionato nel Team Italia per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Lunedì 2 settembre il nuotatore ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 rana SB4. L'azzurro, che si era qualificato col quarto tempo delle batterie, migliora il record italiano portandolo sul tempo di 1 minuto 42 secondi 52 centesimi. Oro all'atleta neutrale Dmitrij Kerniev, 1 minuto 32 secondi 20 centesimi, argento al greco Antonios Zapatakis, 1 minuto 36 secondi 16 centesimi. È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire, è bellissimo, ha commentato Manuel Bortuzzo. L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui. Per me è come un oro. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare.